Salve YouTube, ciao! Ecco, manina a destra manca perché abbiamo appoggiato il telefono e ora con le manine libere vi faccio vedere il video dei preferiti, che sono in pratica i più usati del mese scorso, del mese di... che eravamo? Marzo 2015. Allora, c'è gli swatch che già ho toccato, come cavolo ho fatto, boh. Gli swatch sulla manina, scheppato da qui. Poi prendo il telefono in mano per farveli vedere meglio, insomma, ve li riprendo da vicino. Abbiamo, appunto, partiamo dal make-up. Vabbè, questi ve l'ho già fatti vedere. Io purtroppo mi ripeto, a volte vi faccio vedere qualche prodotto anche del mese di febbraio o dei mesi prima. Perché? Perché è la verità, perché è quello che io uso, perché devo inventarmi prodotti nuovi quando... cioè, direi bugie, insomma, non è da me. Io vi dico appunto quello che ho usato ed il perché mi è piaciuto. Il RMS, che è il Uncover Up, che è il correttore fondo di RMS Beauty, che funge da correttore anche da fondo. Infatti, io lo applico nel centro del viso, sulle occhiaie e vado. Questo, è il colore più chiaro, che è Porcellana 00. Sì, si vede che è freddo, non lucida più. Di solito è lucida perché c'ha tanti burri e oli dentro. E ve l'avrò fatto vedere in migliaia di occasioni. Io lo adoro, costa un botto. Purtroppo, la cosa che non adoro costa intorno ai 30, 36 euro, 35-36 euro. Sono veramente, sembrano che siano pochi grammi di peso, che sono, non mi ricordo, 5,67 grammi, ma veramente dura tantissimo perché è molto molto pigmentato. Questo qui steso con la spugnetta bagnata, questo me l'hanno regalata con un ordine di Beauty Bay, e questa sta rompendo a pezzi, ma veramente fantastica. È pulita perché io la pulisco ogni volta dopo che la uso, eh? Così si dovrebbe fare. E perché uso questo? Perché io ho una pelle secca, a volte secchissima in certe zone, tipo sulle tempie, sulle guance e i contorno occhi, e questo mi aiuta moltissimo. Infatti sto guardando in giro come fare, dove cavolo acquistarlo con qualche offerta, perché se no mi viene da piangere. Però voglio acquistare anche un blush di quelli le pencic di RMS, che vedevo per questi due prodotti dove prenderli, magari poi ve lo dico. Il correttore di Nabla, che uso anche come primer, ma ho notato che ora, essendo arrivata la stagione un po' più calda, non mi fa più come nei mesi invernali. Insomma, nei mesi invernali mettevo questo e l'ombretto mi durava anche 10-12 ore, non so, tipo dalla mattina alla sera. Invece ora mi dura da 3-5 ore, sicché devo trovare per forza un'alternativa. Poi abbiamo il correttore di Zao, che è il numero 493, e comunque sarebbe tipo un N1520 di MAC, ricordatevelo, 15 N15 o N20. Lo stesso, questo sarebbe un NC15 di MAC, cioè i colori più chiari. Ecco, ora stanno fischiando fuori i bimbetti, mi stanno facendo casino. Perfetto, fatemi chiudere la finestra. Poi questi li abbiamo detti, li sposterei un po' più in là. Poi, passiamo alle matite. No, passiamo qua perché questi non li ho swatchati. Sono prodotti di cui ve ne avevo già parlato. E il strafichissimo La Vera Eyebrow Styling Gel, che è un solo colore, che sarebbe Hazel Blonde, dice che si chiama, ma in realtà va bene per le ragazze castane, castane scure, con pelle chiara, insomma, come me. Vedrete foto, vedi foto su Instagram se ti interessa vedere la colorazione. Comunque va per tante ragazze castane, biondo scuro, per ragazze rosse forse no. Poi il che oramai sarà quasi finito, scaduto, sarebbe il caso di buttarlo, il mascara, il mio preferito in assoluto tra i mascara naturali, che è il PHB. Io lo stradoro. Costa 18 euro, ma ragazze, si trova su Ecoverde, anche su Macrolibrarsi, c'era un periodo. Poi è anche questo che sta finendo, aspetta, Audacieux
mascara di Sobioetic e ora non vedo l'ora che finisce tutto anche questo, così provo il... Questo è quello strano, provo il Nabla. Ecco, questo è quello strano, quello strano, ma veramente buono. Eccolo qua, vedete che me curvo, ma all'inizio era troppo umido, passata una settimana dall'apertura l'ho amato. Questo costa entro 10-11 euro. Poi abbiamo le matite occhi, le più usate, che sono la Vera, quella marrone, la Zao, quella grigia. Questa qui, oh, questi mi sono piaciute tanto, mi piacciono tanto, li strauso. Questa qui di puro bio, la viola, insomma, non mi ha convinto, mi sto sforzando a usarla più che altro sulla palpebra, interno occhio non dura niente, v'annuncio. E questo qui è favoloso, i matitoni di puro bio sono favolosi, anche quelli per labbra, anche quelli per gli occhi, a me piacciono personalmente. Mi trovo cremosi, scivolano, poi vabbè, durano quello che è. Ora vi faccio vedere gli swatch sulla mano. Vedete, quello marrone è il primo e quello di La Vera, il secondo è il grigio di Zao, il terzo è il viola di Puro Bio matita e poi l'ultimo grigio matitoni di Puro Bio. Un bel riflessi che ha il matitone. Se, visto che siamo qua, parliamo anche dei rossetti. Questo è un rossetto Lip and Cheek, un prodotto solo per labbra, anche per guance, il Forever Pink di Jane Iredale, anche questo è un campioncino da Beauty Bay, e ragazzi l'ho trovato sul Naturismo, si trova anche su qualche erboristeria italiana in giro, ho visto. Comunque sul Naturismo c'è sempre lo sconto col codice TREAT, TREAT, comunque che ve lo fa vedere all'inizio quando ordinate, entrate sul sito, di 10%. Io questo qui costa sui 28 euro, la versione full size. No, veramente, lo comprerò. È il primo. Guardate che bello. Questo qui, questo rosino qui. Cioè, veramente lascia proprio un puntino di colore. Se siete, insomma, in giro e non sapete cosa darvi, non avete voglia di truccarvi, questo è un prodotto. E così è trasparente, invece lui lascia la scia rosa, eh? E non ha siliconi, è un prodotto anche buono con inci, perché ogni tanto io non ho capito dove mi rifletto, se mi rifletto qui o mi rifletto nel telefono, che rinca. Vabbè, sai che mi rifletto nel telefono, spero, non vi spavento, no, non vi spavento. Poi, insomma, dicevo, genere in qualche prodotto c'ha siliconi, si chiama. Non è poi naturalissima. Poi abbiamo il Arabian Nights, il mio prodotto preferito in assoluto per labbra, che è di Ilia Beauty ed è il secondo qui swatchato. È fantastico. Sono simili sti colori, eh? Primavera. Tutti i suoi rosini. Lui, e se lo vedete nella confezione, dice: ma che cavolo stai dicendo? Invece è così. Sembra molto scuro, invece è un prodotto sheer, no? È un lip tint conditioner per le labbra, un burro cacao colorato, va, perché vi devo ora ubriacare con i titoli inglese. E questo si trova su The Beautyholic Shop e su Green Soul Cosmetics, che costa intorno ai 24-26 euro. Poi abbiamo il rossetto Zao, che è il 462, che è colore rosa carne, più usato dalla loro truccatrice Marina Donatella, una roba simile si chiama lei, ed è bello bello. Questo costa intorno ai 16 euro, o il refill che costa 11 euro, e questo è il terzo, questo qui. Sono tutti nuance di rosa, rosa carne. Ok, passiamo agli altri prodotti che sono rimasti, che non hanno bisogno di swatch. Per le labbra, fantastico, lo adoro. È il Dr. Organics Organic Rose 8 Lip Balm Serum, che è un burro, mi piace molto, un anti-aging.
piace molto perché ha questo tipo di confezione, non va dappertutto, e infatti d'inverno lo devi premere bene perché non esce, essendo un borro si rigidisce. Con l'estate ora magari uscirà prima. Poi abbiamo, c'è Sara che russa, poi abbiamo i blush di Benecos, i più usati, il Sassy Salmon e il Trio Fall in Love, che sono quelli che uso di più. Poi abbiamo riscoperto Neve Cosmetics il Fat Perfection, che io lo uso al centro del viso per completare il make up, il Light Neutral, uno dei colori più chiari. È un prodotto che assolutamente ricomprerò, perché è il mio primo prodotto con, ci ho messo questa spugnetta così perché sennò va dappertutto, primo prodotto col buco, yeah! Si vede che l'ho usato. Ci ho messo questa spugnetta perché almeno se sono in giro, l'avevo messo in borsa, ora ho messo un altro specchietto in borsa, anziché l'ho levato, però ho trovato a Tico Taco la spugnetta lì, però è comoda. Lui non viene con nessun tipo di spugnetta, viene così. Poi, pennelli sono quelli di Royal Beauty, trovati da Ipersop, anche dalla CAD, mi avevano detto. Sono lozzi perché li ho usati e non li vado a lavare. C'è quello per il viso, perché questo tipo qua, a lingua di gatto. Io pensavo sempre, io non comprerò mai quel tipo di pennello. Che me ne faccio? Sembra che devo dipingere. Invece il fondo è bene, buff. Insomma, sfumarlo bene nella pelle, così che non si veda, perché a me piace l'effetto naturale. Invece no, per la pelle secca, se tu vai a fare un buff, cioè nel senso per un buff, prendi magari una cosa simile come il kabuki, fai questo lavoro, cioè ti escono tutte le pellicine di fuori, no? Come fai? E invece questo passi il fondo con movimenti da su e giù e poi sfumi con la spugnetta. Per le pelli secche. Poi questi sono tutti per gli ombretti, ora mi ricordo questi per la sfumatura, si chiama così, ombretto, si chiama, però sfuma anche, vi devo dire, perché io applico, questo è l'occhio, no? La forma dell'occhio, io applico così e girandolo sfumo, cioè applico così e lo giro e sfumo, e sfuma, sfuma perché c'ha le setole lunghe. Poi questi contornano gli occhi, sono così pazzesco per la parte sopra gli occhiai, no? Dove sono le ciglia basse. Boh, avete capito? Essendo a puntina così, cioè, mette perfettamente l'ombretto, lì lo sfuma anche la matita. Questi nell'arcata sopraccigliare, questi nell'arcata sopraccigliare, questi per sfumare le matite. Meravigliosi. Sì, anche a me piacciono i pennelli fighi, come la MAC, come Sigma, perché hanno una grandissima qualità, ma anche questi, cioè non sono fighi perché sono fatti un po' così con i materiali che costano un po' meno, però le setole veramente valgono la pena secondo me, cioè poi costano 4, 5, 6 euro, cosa vogliamo di più, Lucano? Poi il pennello per il blush, il solito che ne voglio comprare 500 migliaia di questi pennelli, è veramente straordinario, è quello concavo, quello della MAC, questa versione costa 57 euro, non lo so, allucinante. E poi il powder brush di Zoeva, il 106, che è veramente morbidissimo. Cioè, applica la cipria, io applico questo qua, e mi piace molto. Poi, abbiamo usato di più questo mese la Too Faced di Chocolate Bar, che io ho avuto perso nell'alluvione, e questa è quella che mi ha regalato l'Enzina, di Everything Diaries. Ciao, Enzina! E la uso perché mi piace, la sniffo anche e poi la chiudiamo, costa intorno ai 46 euro da Sephora. Poi prodotti viso, ok, vediamo un po', questo è il siero Hosanna di Antipods che mi hanno regalato un campioncino, il sito Green Soul Cosmetics, io lo adoro. Allora, perché mi illumina proprio la pelle, lo metto la sera più che altro. Poi è liquido, cioè è una cosa, è acqua. È liquido. È liquidissimo. Infatti, ne ho versato un po' quando l'ho aperto, stavo per piangere. C'è ovviamente la versione, no, bottiglietta. Veramente illumina. E poi è leggerissimo. Per le pelli grassi, secondo me lo amerebbero, ma un po' tutti ora con l'arrivo della stagione calda. Cioè, questo è un siero
veramente da provare, ve lo consiglio assolutamente. Poi abbiamo il contorno occhi ricomprato, sono la terza volta che i colori di Dr. Tuffy, l'acido ialuronico e l'olio di argan, contorno occhi e labbra, ha un odore divino, mi piace moltissimo. Sono 10, dicevamo, sì, sono 10 ml e hanno questo tipo di applicatore, insomma, che esce da qui e proprio lo applicate sul contorno occhi e sul contorno labbra. È molto idratante, non farà miracoli sulle occhiaie, ma idrata tantissimo. Io soffro di occhiaie secche, di croste e crosticine, sicché questo ve lo straconsiglio se avete problemi di pelle secca sul viso. Poi la cremina per il viso, la preferita è la Face Cream Day Normal Skin with Organic Argan Oil, che è quella dal set di Douglas, dal set bio che hanno fatto ora la linea bio Douglas, le profumerie Douglas, e questa è quella di 15 ml, 6 mesi di PAO, comunque a base di argan, veramente mi somiglia molto secondo me a quella mia preferita, la Vanilla Pod di Antipods, che costa un botto. E questa qui, il set, sono tre prodotti da 15 ml, costa intorno ai 9,95-10 euro, fantastico. Poi vi devo fare la review di quel set lì, perché secondo me ci sono più che altro due prodotti che valgono la pena. Sicuramente io lo prendo più che altro per questo. È la verità. Poi siamo al viso, no? I due prodotti solari, insomma, per la protezione per i raggi solari. SPF. Questa qui è quella di Bema e Nature Sun Viso Anti-Age Protezione 30, crema solare alta protezione. E questa l'ho comprata 50 ml, l'ho comprata da Green Soul Cosmetics. Costa 12 euro ed è fantastica. L'unica pecca è che lascia la scia bianca. Io però, essendo molto chiara, riesco a sfumarmela nel fondotinta, no? Riesco a sfumarla bene, che la sfumo poi con, cioè mischio fondotinta con questa, la metto però quando so che devo stare molto al sole, perché è un 30. Invece la nuova scoperta di Erboristica che ho trovato a Tigotà è crema viso giorno, vitamina E con estratto di verbena. Dice che c'ha i filtri solari, non dice quanti, non dice che numero di protezione è. Secondo me a questo punto è molto basso, sarà un 6, le solite protezioni basse, no? Però io l'ho presa in realtà per le mani. Sulle mani me la do di continuo, cioè proprio quando esco di casa ogni volta mi do questa. Però quando magari so che esco un pochettino fino al negozio e non ci voglio di mettermi questa, mi metto questa anche sul viso. E mi piace, è piacevole non lasciare scia bianca assolutamente per niente. È idratante, si idrata subito, non lucida e costa intorno ai 10 euro per 50 ml. Poi, viso, siamo sempre qui. Straordinario, l'ho quasi finito, sto per piangere. Il One Love Organics Foaming Cleanser è un detergente per il viso. L'ho preso su The Beautyholics Shop, col negozio lì di Roma, che c'è anche il sito. La versione piccola è questa, perché c'è anche la versione grande. Questa è la versione piccola di 67,5 ml. C'è la versione anche da 250, mi ricordo. Comunque quella grande costa molto di più. Questo costa intorno ai 8-9 euro. E questo è un 3 in 1, un prodotto 3 in 1, capelli, viso e corpo. Soap free, vuol dire che non ha sapone, ed è veramente interessante come prodotto, cioè mi piace molto, me lo devo ricomprare. L'unica pecca anche di questo è che mi secca un po' la pelle, perché la mia è già secca. Secondo me le pelli miste, grasse, lo amerebbero. Però ogni tanto lo ricomprerò nella versione piccola, perché poi anche si va in viaggio, insomma, si va fuori, è molto comodo essendo un 3 in 1 come prodotto. Poi le mani, la mia sofferenza. Guarda che mi è venuta anche addirittura una ragada, perché io mi lavo spessissimo le mani e mi li lavo con questo prodotto a oggi, perché prima me le troncavo col cane. Tu sai che faccio, sono intelligente, ci metto anche il tetri nel mio detergente mani, sì, e me le ha spaccate, insomma, troppo secche, perché pensavo di disinfettare, ma ho disinfettato anche troppo. Sicché ho preso questo per il corpo in primis, perché anche sul corpo soffro di pelle secca, ahimè, grazie al trapianto. Purtroppo la pelle, le terapie, la pelle mi si è seccata moltissimo, ma non sono l'unica, tutti dopo trapianto di midollo soffrono di questa cosa qui. Mi prendo anche gli integratori per la pelle. Sicché ho detto, sai che c'è? Mi prendo un prodotto che mi idrata, tra questo e quell'altro detergente corpo
gel, doccia, insomma, da Giardino Cosmetico. Questo però mi piace ancora di più. È il balsamo per il corpo sotto la doccia rilassante, Relax and Body Balm di Phytorelax ai fior di Bach. Sono 500 ml, ma costa tipo 7 euro, ma li vale tutti. È veramente una crema. Come se ti lavassi le mani con la crema. Fantastico, lo trovo a limoni. E l'ho messo appunto come uno, questo è quello delle mani, e ci ho messo uno nella doccia perché veramente io senza di questo non so come farei. È la realtà. Se no, ora vi dico, poi vi metto una foto con come farei io, come faccio con gli altri detersivi per le mani screpolate secche. Poi abbiamo le cremine, questa è quella per i piedi, la versione insomma campione più piccola. Campione, è in uno di quei set travel set di Burt's Bees, è la crema per i piedi, è grassissima, invece io a volte la metto sulle mani e poi va la ninni, è molto molto grassa, però a me piace, infatti ce l'ho anche oggi, mi piace, però è veramente grassissima. E poi è favolosa, famosa, è quella lì di Argan, all'Argan di Caloderma, costa 1,5 € per 30 ml, la trovo lì per sopra ed è comodissima. L'ultimo prodotto, vi faccio vedere il tonico viso, che l'ho preso a fine mese, l'ho scoperto a fine mese marzo, però ve lo devo far vedere perché mi piace molto. E la nuova linea di Provenzale, Provenzale Bio, è il tonico viso addolcente, la linea di Rosa Moschetta, la Rosa Moschetta, e costa intorno ai 3,99-4 euro. Vi dico che ai limoni, lo struccante che ce l'ho anche di là che mi piace, ma non uso sugli occhi, solo sul viso, perché sugli occhi non mi piace, mi brucia anche. E costava 3 euro, 2,99, non li trovo più questi due, quello lo struccante e questo qui ai limoni, invece li ho trovati all'OVS. Li trovate all'OVS, che ora c'era anche lo sconto sul make up del 30%, a parte Essence, NYC e un altro. Comunque, sono delle buone offerte all'OVS, ragazze. Questo video è lunghissimo, chiedo scusa, ma vi dovevo far vedere con